DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Live Motel. Tearing down your house tonight. Questa è DJ Fox Radio. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Mauro e questa sera siamo al nostro studio numero 1 di Colonia Monzese. Vi do il benvenuto a Live Motel, ovviamente. Siamo in condizioni senza mascherina, ma di assoluta sicurezza, perché siamo io e il mio ospite, che come vedete, chi ci vedrà su YouTube, in condizioni assolutamente di salute e di sicurezza, perché siamo praticamente in stagni, è vero? Sì. Cornio è con noi questa sera, ciao! Ciao a tutti, ciao! Benvenuto a Live Motel, è tanto tempo che ci conosciamo ormai, siamo amici, sì. Nostro amico di cantautore di Torino, tra l'altro, che è venuto qua allo studio 1 di Colonia Monzese a trovarci, con enorme piacere, dove appunto la musica, insomma, funziona molto bene, e soprattutto anche lo studio è... Normalmente in questo studio c'è un c'è vita, sì. È un porto di mare e c'è vita, e noi questa sera invece siamo relegati, non possiamo neanche toccarci, non possiamo neanche darci la mano, ma non importa, questo non ci impedisce di suonare e di fare della buona musica. Certo, è vero Alessandro? Sì, sempre la musica al primo posto, quindi... Sì, anche perché adesso non vogliamo fare un discorso di virus, perché basta, non ne possiamo più, però la musica, io lo dico sempre, bisogna tenerla sempre viva e sempre pulsante, sempre l'attenzione sulla musica, che sia in Zoom, che sia comunque tramite le piattaforme, tant'è che tu hai fatto uscire il tuo EP, d'esordio, sì, no, sì, proprio sì, sì. In questo periodo in cui, insomma, le restrittezze sono abbastanza notevoli. Certo, no? Certo. Sì, ho fatto uscire il mio EP adesso proprio a dicembre, quindi questo è un'uscita in digitale, completamente in digitale. L'EP si chiama Stato d'Anima e appunto comprende 4 brani più un remix che è stato fatto da un mio amico e DJ che si chiama Lollino, e quindi l'EP comprende questi 5 brani, però appunto ho anche provato a fare una campagna di raccolta fondi insieme a questo EP, quindi donando a un'associazione di nome Luce per la Vita, si può accedere all'EP in anteprima con eventualmente contenuti speciali di vario tipo. E questa è una iniziativa assolutamente lodevole, bellissima, perché io appunto volevo parlarne, no? E l'approfondiremo sicuramente, perché è una cosa che non tutti fanno, no? Certo. Assolutamente. Ah, vabbè. Allora, caro Alessandro, intanto iniziamo un po' con la musica, cosa dici? Sì, abbiamo 5 brani da ascoltare questa sera, ovviamente Unplugged, perché tu sei bravissimo con la chitarra e la voce, capiremo anche la tua voce da dove arriva, non è che tu oggi esci così e ti presenti, perché hai comunque un trascorso di vari generi, hai spaziato la tua voce, l'hai adattata a vari generi musicali e per essere quella che è oggi. E quindi ti conosceremo, ci conosceremo in quest'ora. Ma intanto assolutamente. Cominciamo a sentire un brano. Con cosa inizi, Ale? Inizio con un brano dell'EP che si chiama Limite. Benissimo. E con noi questa sera Cornio a Live Motel. E già mi trovo chiuso qui a pensare che non resta più un limite. Non c'è limite al normale, tu che sei il mio spettatore, non sai cosa dire.
prova ad ascoltare la canzone. Disteso no, non c'è più il cielo in questa stanza. Cosa mi resta? Un paio di birre, avanzi di festa. Ma resto chiuso qui dentro il tempio della mia fantasia, perché preferisco, me ne infischio, ma non lo capisco, che se rimango steso qui a pensare, non so cosa fare, non riesco a fermare questo brivido imperterrito e immorale. Non resta poi molto da dire, discorsi sottintesi ai più, a sesto colpi da tirare, bocconi da mandare giù. Ho fermato il tempo, ucciso orchi, sconfitto draghi e spento fuochi, ho scalato monti dimenticati e poi ho incontrato te. Sì, te, che sei mio limite, che sei mio limite, e già mi trovo spento, stronzo, ho voglia di andare via, ora basta, scappo, ma dove scappo se sono chiuso qui a pensare ancora ai limiti? Ma quali limiti? Son solo tare, ali per volare, sarebbe l'ideale mai più ritornare. Se rimango in mezzo, nella via di mezzo, sono quindi penso, mezzo senza senso, mezzo nell'immenso. Sono prigioniero di me stesso, la prigione è in mio possesso. Sono sesso e penso solo a te, e penso solo a te, e penso solo a te, e penso solo a te. Non resta poi molto da dire, discorsi sottintesi ai più, a sesto colpi da tirare, bocconi da mandare giù. Ho creato il vento divelto, tronchi aperto, varchi e salvato mondi. Ho trovato templi abbandonati e poi ho incontrato te. Sì, te, che sei il mio limite. This is Live Motel. Cornio, questa sera Live Motel. Allora, intanto complimenti davvero, complimenti per un po' per tutto, per la voce, sinceri, per le parole, per le melodie. Sono canzoni queste che sono un po' di tempo a cui stai lavorando, lo so, perché tu già l'anno scorso, proprio in questi giorni, tra l'altro, eravamo a Torino in occasione dell'Open Day, una festa che noi ogni anno facciamo a DJ Fox Radio, in cui siamo soliti aprire le porte al pubblico. È vero, è vero, è vero, mi ricordo infatti. E l'anno scorso appunto tu venisti a suonare un paio di brani con noi, era stata una festa molto bella. Purtroppo quest'anno l'Open Day facciamo il close facciamo il close day, anche perché non sappiamo neanche se il Natale sarà open, insomma. Già, poi giusto. Questa puntata la stiamo registrando, vedrei quando andrà in onda, insomma avremo già fatto bene che tutto, però intanto siamo in un periodo così che non è come l'anno scorso. Eh beh, no, sicuramente no, però dai, comunque si vive lo stesso, sì, si vive bene. Sì, 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 c'è stato di peggio. Alessandro, tu in questo anno, per quanto riguarda la musica, quindi hai lavorato sodo per queste canzoni, se non altro anche per gli arrangiamenti, per renderle proprio finite e prodotte. Sì, certo. E insomma, il lavoro di questo EP è durato
quasi più di un anno, ma considerando non solo la registrazione dei brani, ma anche la preparazione, perché questo comunque era il mio primo EP e la mia prima uscita sui social, che è stata alla fine verso gli inizi del 2020, quindi verso aprile è uscito il primo singolo. Poi è stato un percorso che però appunto non partiva solo dall'uscita del primo singolo, ma partiva già da prima, con un po' uno studio un po' su tutto quanto, sul modo di uscire. Io all'inizio sapevo poco, non che adesso ne sappia, non voglio proclamarmi come quello che sa tante cose, però appunto sicuramente ho imparato tanto in quest'anno. La cosa bella di essere un esordiente, anche se tu comunque hai già dei dischi pubblicati in altri formati, con altre, diciamo, situazioni, no? Però, essendo da solo, avendo carta bianca, no? Io capisco che ti trovi veramente un po' spaesato, no? Anche se magari delle idee, ovvio, ce l'hai, no? Però magari anche solo averne due, uno che poco è un po' così... È vero. Confuso, dice, ma qual è cosa migliore da fare? È meglio questa o meglio quell'altra? Sai, ti trovi magari a dover scegliere delle situazioni, delle soluzioni musicali che non sempre è facile scegliere. No, ma infatti il discorso è che ho già suonato in passato, ho già partecipato con diverse band, diciamo, sui social, sono uscito anche in vari altri modi, varie forme, comunque si è partiti da vari generi, però quando poi si esce da soli, quindi come solisti, con anche l'EP, i pezzi e tutto quanto, è comunque una sfida, perché diventa impegnativo, diventa... è un po' tutto sulle tue spalle, potremmo dire. Perché Cornio è la faccia, è il volto, sei tu che metti nome, metti la tua reputazione, no? Certo. E quindi giustamente deve essere fatto al massimo tutto questo. Poi sicuramente ho avuto altre persone con cui collaborare, che con cui collaboro tuttora, o comunque la band che mi segue sempre. Certo, però io... comunque sulla copertina il nome è il tuo. Eh no, infatti, quello sicuramente è una cosa bella, ma è anche un peso per certi versi. Una responsabilità. Sì, sì. Tu inizi appunto i primi passi musicali come cantante tutt'altro che soft, perché comunque hai iniziato proprio con un rock pesante, abbastanza. Non dico estremo, però bello pesante, no? Sì. Ecco, questa strada ti piace ancora, oppure hai voltato pagina per questo cantautorato, chiamiamolo così, perché adesso ti piace quello, oppure per sperimentare o magari tornare indietro a altre sonorità di nuovo dure, possiamo aspettarci di nuovo dei pezzi hard, insomma, come hai pensato di progettare? Ma allora, io sono sempre dell'idea che comunque ogni brano, che qualsiasi idea che viene fuori come brano, nasce con un'idea che, diciamo, è difficile poi da scardinare, ok? Quindi il discorso è proprio che alcuni brani sono fatti per essere magari un pochettino più soft, altri brani invece un po' più rock, un po' più duri, e per cui il discorso è che dipende sempre dal brano che esce fuori. Poi certo, bisogna comunque avere un minimo di coerenza all'interno del progetto, ma tra le altre cose, quindi per rispondere alla domanda, io assolutamente non rinnego tutto quello che è stato il mio passato. Di buono anche, assolutamente, certo. No, infatti. E per dirtene una, io il mio gruppo, diciamo, uno dei miei gruppi veramente preferiti in assoluto sono i Tool, che comunque non fanno musica soft, insomma. Ecco, però, per esempio, vedi che il cantante dei Tool adesso è appena uscito adesso con un album, un progetto parallelo che Pushifer si chiamano, no? Okay. Con sono altri due musicisti, una donna e un sintetizzatore, sono in tre praticamente, e fanno musica completamente diversa, fanno musica elettronica. Tra l'altro, questo disco dei Pushifer, che si scrive proprio Pushifer così, ve lo consiglio, andate ad ascoltarlo, perché trovate la voce dei Tool di Maynard, che è una cosa incredibile. È associato a questa elettronica, nonché irrobustito anche un po' da una chitarra, perché non è che proprio sia snaturato completamente, no? Però è un effetto veramente devastante e magnifico, quindi è un album che io assolutamente consiglio.
ed è quello che appunto immagino potrebbe piacere a te. Come... Sì, no, ma io sicuramente conoscevo il progetto, non ho approfondito così tanto e effettivamente dovrò farlo, quindi sì, io d'altronde appunto se prima esordisco dicendo che i Tool sono il mio gruppo preferito, devo in qualche modo rifarmi motivarlo. Ascoltando, certo. Ancora musica, caro Cornio, sì. Un secondo brano, sempre unplugged ovviamente, cosa ci proponi, cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, dunque, potremmo provare con qualcosa di un po' diverso rispetto all'EP che è uscito, quindi giusto per variare un po', il prossimo brano si chiama Cartolina. Siete su DJ Fox Radio, questa è Live Motel con Cornio. Mi manchi già. Mi manchi già qua. Quando sei a casa ricordati che primo pensiero tra tutti sei te. Ti scriverò ogni giorno, vedrai, sarà più bello il ritorno per noi. Nella stazione la gente che va sotto le luci di quella città. Gira l'orologio lento, ma il tempo invece passa ed invecchio. Gira il mondo ed io mi perdo, ma quando lavoro non penso. La cartolina arrivata è la tua corrispondenza per la cortesia. Torino è bella, ma tu la sua morte. Anima pura nel caos della notte, dentro le strade la gente che va, sotto le luci di quella città. Gira l'orologio lento, ma il tempo invece passa ed invecchio. Gira il mondo ed io mi perdo, ma quando lavoro non penso. Gira l'orologio vecchio, ma il tempo invece passa ed è lento. Gira il mondo e non ci penso, e dentro le mie rughe mi perdo. Io so che lei ritrovò l'amor ai murazzi del Po. Io so che lei ritrovò l'amor sulla riva del Po. Sopra quel fiume la gente che va, sotto le luci di quella città. Mi manchi già qua. La cartolina che ho perso è la tua, non ti rispondo, non saprei la via. Torino è bella, ma tu un po' di più. Resti nel cuore nel tempo che fu. Live Motel. Una cartolina veramente molto molto bella della nostra Torino, che descrivi con assoluta cura e sensibilità. E questi murazzi che noi, io proprio guarda, pochi giorni fa, l'altra settimana, avevo fatto un giro sui murazzi con una stretta al cuore incredibile, anche perché chi non conoscesse i murazzi è praticamente il lungo Po che proprio ad altezza fiume, no? E, sì. Che è una passeggiata ricchissima di locali, no? Che una volta erano le rimesse per le canoe, e quindi con queste volte altissime di mattoni, dove una volta ognuno di questi era un locale e dove c'era proprio una vita notturna meravigliosa. Yeah. Questo prima che l'incidente del 2018, quando sì, è stato 2000, non so dirti, comunque sì, il casino di Piazza San Carlo, la nostra cara sindaca avesse, diciamo, deciso di tagliare una mannaia su tutta quella che è la vita di Torino. Ecco. Sì, è stato abbastanza un colpo duro, insomma. In poche parole, un posto bellissimo come erano i murazzi, non privi di un minimo di rischio, un po' di pericolo, ma bastava comunque anche qualche accortezza, no? per mettere un po' a posto le cose, per correggere qualche situazione. Fatto sta che da quello che era una volta una passeggiata che poteva essere paragonabile a un lungomare di Rimini, piuttosto che di un, no, non così, certo, lungo, però sicuramente suggestivo e molto bello, dove ci si divertiva tantissimo, no? Pieno di vita, pieno di gente.
Covid a parte, ovviamente, no? Perché questa era una situazione che già prima del Covid era già morta. Ecco. Sì, sì, sì. Tu come vivi Torino? Come ti trovi a Torino, essendo torinese, come vita, come musica, come fermenti musicali? Ma allora, io Torino la amo, fondamentalmente, quindi il discorso è che ho anche avuto esperienza di altre città, perché comunque non ho sempre vissuto a Torino. Sono torinese, verso il periodo in cui facevo le medie, gli inizi del liceo, mi sono poi trasferito a Como per il lavoro di mio papà, e quindi abbiamo fatto anche varie tappe, Como, Milano, eccetera. E devo dire che poi a Torino ritornarci è stato bellissimo. Durante poi il periodo della, diciamo, dei teen, quindi tra i 17 e i 18 anni, così, quando proprio, diciamo, il periodo in cui si esce, si va in discoteca o si va nei pub, eccetera, per la prima volta. E quindi io Torino la amo sotto ogni aspetto. E poi tu sei stato fortunato anche perché i tuoi teen sono coincisi con l'epoca post 2006 di Torino, sì, no? Sì, perché sì. Tu sai che dopo il 2006, con le Olimpiadi invernali che ci sono state a Torino e in tutto un po' il Piemonte, Torino ha avuto veramente una rivalsa, è stata praticamente, l'hanno rivoltata come un calzino ed è diventata una città veramente un fiore all'occhiello. È vero. Sì, è cominciato a rinascere, no? Prima di quello non c'era niente, non c'era neanche la metropolitana. Non c'era neanche la metropolitana. Non c'era la metropolitana, per dire quello. Non c'era divertimento, e Torino era veramente quella città grigia, dormitorio praticamente della Fiat, come è nata già negli anni 60, no? Sì, perché sì, sì. Io l'ho vissuto quel periodo lì, purtroppo, e ti assicuro che era c'era il sole. Negli anni 70 c'era il sole a Torino, lo posso garantire. Però effettivamente io ho un ricordo nebbioso di Torino. Okay. No? Sì, sì, sì. Beh, immagino che comunque rispetto ad adesso siano cambiate tante cose. Quindi... Sì, sì, sì. Poi comunque c'è molto più afflusso di persone, c'è più integrazione, è multietnica, insomma, è molto, molto diversa da quello che è stata la Torino degli anni 70. Certo. E musicalmente, comunque, invece, è stato sempre molto alto il tenore di Torino, perché ha dato la natività a tantissimi gruppi e fermenti. Sì, 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 sull'aspetto musicale anche lì mi piace molto Torino per l'offerta che dà, diciamo, alle persone, nel senso la serie di locali in cui si suona e in cui si vede gente suonare, quindi è magica sotto ogni aspetto, insomma, e stimola abbastanza la musicalità, la creatività dal punto di vista musicale di una persona che appunto vuole fare musica come me o come altri miei compagni, colleghi, amici. Certo. Io ne cito uno che vale per tutti, Umberto Tozzi, certo. Di Torino. Sì, sì, sì. È comunque un gigante, un mostro sacro della musica italiana, pop italiana, ma insomma è un nome che sicuramente fa tremare. Eh beh, sì. Caro Alessandro, torniamo allora alla musica, un terzo brano, sempre sì. Da questo EP. Sì. Come si chiama questo nuovo brano? Dunque, questo brano si chiama... Stavo giusto decidendo in testa quale cosa fare. Sì. Potremmo fare Serena. Sì, benissimo. Okay. Ancora Cornio a Live Motel questa sera con noi. Notte, tu lo sai. Questa terra è stata dimenticata da Dio. Come mai tu mi tendi una mano in più verso l'oblio ed io mi rendo conto che non siamo niente in questa fenditura e tu mi stringi forte perché sai che questo fa paura, ma stasera, questa sera canteremo questa litania, ma stasera, sì, stasera,
questa sera è come ieri, ma sei mia. Lei potrà essere sincera, sì, ma la luna non lo sa e tu avrai la tua maniera, no. La luna non giudicherà quante stelle questa sera. E la luna dove sta? C'è una splendida atmosfera, ma la luna resta sempre nera. Oh, serena. Oh, serena. Notte, ormai lo so, questa terra è stata dimenticata da tutti, tranne te, che mi tendi una mano e poi mi aspetti ed io mi rendo conto che non c'entro niente con questa spazzatura e tu mi stringi forte perché sai che questo fa paura, ma stasera, questa sera pregheremo in questa liturgia, ma stasera, sì, stasera, questa sera è tua, ma tu sei mia. Lei sarà la consigliera, sì, ma la luna non lo sa e tu avrai la tua vittoria, no. La luna non giudicherà, qualche stella cade ancora. E la luna dove sta? C'è una splendida bufera. E tu sei la mia luna nera. Oh, serena. Oh, serena. Live Motel. Questo è sempre DJ Fox Radio, siete su Live Motel con Cornio questa sera che sta suonando con me. Ciao e soprattutto tutti. Perché ci sta ascoltando. Questa era Serena allora da questo nuovo EP d'esordio che ovviamente potete trovare su tutte le piattaforme, sì, possibili, immaginabili, ce ne sono ormai tante. Sì. Ovviamente io chiedo sempre anche il disco fisico, quello lo potrai distribuire magari. Quello speriamo il prima possibile, sì, assolutamente. Sì, solitamente si dà i concerti. Sì, esatto. Quindi in questo periodo abbiamo pensato che forse non era il caso. Non era il caso. Però sicuramente in futuro. Anche perché tu hai una situazione curiosa, perché è vero, tu questo EP è un album d'esordio come cantautore, però tu hai già comunque un'affinità coi palchi, sei già comunque hai già fatto una bella carriera di concerti come frontman, insomma non sei tutt'altro che nuovo di palchi, sì, no? Sì, quindi sì, immagino sì, che il fatto di tornare su un palco a suonare, a fare dei concerti sia una cosa che aspetti veramente con ansia come tutti. Eh beh, sì, assolutamente. Il brivido dei concerti è una cosa che magari all'inizio della quarantena, del lockdown, era una cosa che non sentivo così tanto la mancanza, per carità, sì, bellissimi, però dicevo, non lo so, possiamo aspettare, però in effetti è proprio quello che manca. In effetti si sta facendo lunga, però. Sì, quindi... è proprio quello che manca. Sì. Oltretutto, tu hai sviluppato anche una musicalità come chitarrista, hai sviluppato la tecnica, perché negli altri gruppi tu non suonavi la chitarra, cantavi. E allora all'inizio ero partito proprio come chitarrista, perché io ho studiato conservatorio di chitarra classica. Ecco, vedi. Sì, però chitarra classica, quindi in realtà quando poi mi sono ritrovato a lanciarmi nel mondo della musica popolare, ho trovato un po' di difficoltà, perché appunto non avevo mai usato un plettro in vita mia. E detto questo, poi sì, sicuramente mi sono spostato sempre di più verso il canto, e adesso, quindi come frontman, come classico, come cantante fondamentalmente,
E adesso sto ritornando molto di più verso chitarra e voce. Questo... Quindi hai detto, sai che c'è? Mi piglio la chitarra sì. E mi dedico di più. E quindi hai ricominciato anche a studiare un po' la chitarra. E, certo. E poi la voce anche l'hai curata, hai fatto anche studio di canto. Sì, diciamo, sicuramente come tecnica sono ancora lontano da essere un bravo cantante, però comunque ci ho lavorato parecchio sopra, quindi sì, ho fatto qualche lezione e poi alla fine provare e riprovare aiuta sempre, quindi... Sì, anche perché è indispensabile, perché per usare la voce, è vero, bisogna averla, bisogna avere comunque un talento, bisogna avere una materia da cui partire, poi la materia si deve lavorare, si deve affinare, si deve cantare tutti i giorni, si deve cantare tanto. Ma anche proprio per sperimentare quello che la tua voce ti permette di fare. Certo, sì, certo, assolutamente. Ognuno ha il suo timbro, le proprie propensioni, diciamo, verso un fare qualcosa rispetto a qualcos'altro con la voce. Quindi si può fare qualsiasi cosa con la voce, però... Ognuno ha il suo, insomma. Beh, lo dimostra Freddie Mercury, che lui ha fatto rock, ha fatto quasi lirica, addirittura con Monster da Caballé, ha fatto pop, ha fatto un po' di tutto, no? Sì, sì, sì. Quindi quando la voce è uno strumento, no? È uno strumento che puoi adattare un po' a tutte le sonorità che ti vengono in mente di voler esplorare. Certo, no? Certo. Ecco. Caro Cornio, siamo arrivati, fa strano chiamarti così, però ci sta, siamo arrivati al momento di ascoltare veramente un brano di questo EP, esattamente come ce lo troviamo sulle piattaforme e come lo troviamo fatto, finito, prodotto. Sì, il brano che possiamo riprodurre è Onde Fuori Fase, che è stato l'ultimo singolo dell'EP, uscito prima dell'uscita dell'EP. Quindi definitiva. E ovviamente noi siamo anche in YouTube, siamo, chi ci sta ascoltando adesso potrà poi vederci fra qualche giorno sui nostri canali YouTube, sia quello di Live Motel che quello di DJ Fox Radio Station, dove potrà vedere appunto questa puntata, vedere Cornio che sta suonando con noi. Ma intanto adesso ci ascoltiamo il brano e soprattutto ci vedremo il video, che è già disponibile ovviamente su YouTube, perché non è assolutamente una novità. Allora, state con noi, Cornio tornerà fra poco con ancora qualche brano unplugged, ma intanto questo è sempre Live Motel, io sono Mauro con Cornio, a tra poco. Facile da seguire, semplice da ascoltare, DJ Fox, la radio che ti rincorre. Siedo stanco mentre l'acqua scorre qui su questo bel ritratto. Sono immerso in un paesaggio finto, fermo in uno scatto, una fotografia di un mondo che combatto. La vista resta mozzafiato, ma io son distratto. E presto con la pioggia se ne andrà il colore, col colore, l'amore, con l'amore, quel fiore che tenta tutto per domare quella chioma di capelli, quella che incessantemente ti cade sul viso. Indeciso come pochi, ho buchi nei ricordi, luoghi e che nodi, giochi con i fuochi, baci opachi, occhi ciechi verso nuovi lidi. Sono tutte storie già sentite, tutte note già suonate, tutte rime già trovate. Sono frasi un po' scontate, regalate, senza il prezzo dietro l'etichetta. Sono onde fuori fase, onde fuori fase, onde fuori fase. E non so se è un'utopia, tra noi qualcosa esista, forse solo una follia. Siamo onde
fuori fase, ma ci perdiamo, ci allontaniamo, ci interferiamo, ci rincontriamo su una linea, poi chi già lo sa, vi prego, dica qualcosa tipo che presto cambierà, ho perso di credibilità. D'altronde siamo onde fuori fase, onde destinate, onde incatenate, onde separate, anche se di base siamo legate. In questo ritmo in cui la vita ci pone, io e te ci mettiamo in opposizione. Mettiamo tutta la fatica dentro quello che facciamo, ma la risultante resta zero se ci distruggiamo. Riprende il giro e noi non riposiamo. Se fosse diverso, se non fossi perso, se non fosse così intenso, se fossi in un altro universo, starei adesso ad aspettare per oscillare e cercare una quadra, una fase con te. Ma non ti vedo arrivare. Le parole possono fare male, impariamo a non prendere in giro ma ad apprezzare le diversità. Diverso uguale unico, no al bullismo. Questo è sempre DJ Fox Radio e questa era Onde Fuori Fase, nuovo singolo di Cornio che abbiamo questa sera ospite a Live Motel, che tra l'altro ha già suonato ben 3 brani Unplugged, nello studio 1 di Cologno Monzese, DJ Fox Radio ovviamente. E ci stiamo facendo anche una bella chiacchierata, insomma. Sì. Allora, dicevamo, tu sei un musicista, ma soprattutto sei un professionista anche in un altro campo, perché sei un medico. Sì. È sì, una sì, cosa sì, che, insomma, mi rimanda subito a Enzo Iannacci, per esempio, no? come sì, paragone, sì, perché anche lui era chirurgo, musicista. Insomma, sono due arti che apparentemente non hanno nulla in comune, no? Ma in realtà hanno, secondo me, molto, no? Perché entrambe, mi viene da pensare, implicano un precisissimo utilizzo, veramente molto molto dettagliato, delle dita, no? Beh, sì. Perché un chirurgo quello che deve fare con un bisturi e con un chitarrista quello che deve fare con le corde. Ecco, tu come la vedi questo abbinamento? Ma sicuramente è un abbinamento un po' particolare, quindi medico e musicista è comunque, sono due mondi che possono sembrare diversi, come dicevi tu, perché in effetti uno si occupa di più dell'aspetto scientifico, dell'aspetto un po' più, diciamo, meno creativo, mentre appunto la musica è un po' più sull'aspetto creatività, estro, eccetera eccetera. Però appunto, come tu stesso dicevi, i due mondi possono sembrare diversi, ma allo stesso tempo darsi qualcosa a vicenda, quindi comunicarsi in qualche modo a vicenda, delle uguaglianze, delle somiglianze, per cui ma sicuramente al di là del discorso delle dita che facevamo prima per l'aspetto del chirurgo, comunque io vedo molto di anche come dire, trovare un po' il proprio la propria idea, il proprio pensiero all'interno sia della medicina che della musica, e unire le due cose insieme. Non so come spiegartelo meglio. Io ho un'altra idea per quanto riguarda queste due discipline, no? Che la chirurgia, la medicina curano l'organismo, il fisico, certo, in maniera ti tagliano e ti mettono a posto, ti legano, ti cuciono e vai. Invece la musica allo stesso modo ti cura l'anima, perché secondo me non è possibile essere insensibili alla musica in maniera completa. Assolutamente. Perché al di là delle preferenze musicali, al di là soprattutto del tempo che una persona dedica alla musica, non è detto che tutti siano invasati di musica, magari come me o come te, no? Che passano le giornate che io non potrei vivere senza la musica in play, no? Certo. Ci sono persone che
invece attaccano la radiolina magari mentre lavorano oppure mentre la massaia, mentre fa i mestieri, senza prestare la minima attenzione a chi è che sta suonando in quel momento o chi c'è dietro il mondo di quello che sta ascoltando, perché certo, ogni brano, ricordiamo, è un mondo, no? Di persone che ci hanno lavorato, di creatività e tutto, no? Però anche la persona distratta ascolta la radio così come un sottofondo, come potrebbe ascoltare un aspirapolvere, no? Però intanto la musica è sempre presente. Lì, è sempre lì. Nel taxista che magari sta aspettando i clienti, oppure nel bar sottofondo, nel ristorante, piuttosto che... Ecco, e quindi è molto importante, sempre. Sì, assolutamente. Tu in che campo operi? In che campo medico? Ok, io allora, vari campi al momento, perché appunto sono ancora, diciamo, in quella fase di generico preparazione di specializzazione. E a parte questo, mi sto dedicando abbastanza all'aspetto della psichiatria. Bellissimo. Quindi sto lavorando in una casa psichiatrica, casa di cura psichiatrica, e anche lì appunto sto imparando tantissimo, perché comunque il mondo, la mente è veramente bello. Sì. Ecco, tu credi nella psicologia invece, nella psicoterapia? Sì, certo, assolutamente. Quindi la psicologia e la psicoterapia vanno a braccetto. Aiutano, certo, aiutano molte persone. Quindi... Anche perché a volte per avere un buon percorso psicoterapeutico è bene magari prima intervenire a livello psichiatrico, magari, no? Giusto per sì, portare sì, sì, un po' la persona eventualmente con qualche problema, no? Di riportarla magari un po' alla normalità per poter intraprendere un discorso di cura, poi psicoterapia, quindi. Sì, ecco, questo è effettivamente molto bello. Allora, io ti tengo come assicurazione per il futuro, okay, come psichiatra. Un giorno verrò a bussare alla tua porta e ti dirò: ti ricordi di me? Ecco, allora adesso ho bisogno magari di te. Lo terrò presente. Potrebbe essere un buon investimento, un amico da tenere in considerazione. Giusto. Allora, caro Alessandro, ascoltiamo ancora un brano a questo, certo, punto. Sì. Abbiamo ascoltato un brano in studio, che ovviamente così come lo trovate sulle piattaforme, e adesso ritorniamo alla musica unplugged suonata chitarra e voce da Cornio con un altro brano che ci presenterà. Sì, questo brano si chiama Un secondo. Sì, un secondo, un attimo ancora lo dice. Ci devo pensare, un secondo, no, si chiama proprio Un secondo. Cornio a Live Motel. Quella porta in legno mi parla e poi sembra che debba affrontarla. Che senso ha se poi sono in gabbia e qui sto? Mi perdo nei pensieri, nei se, nei però. Era molto più facile ieri. Un attimo e poi lo saprò. Ma nella mente hai già risposto 100.000 una volta e non riesco mai ad aprire questa stupida porta, e quindi è meglio che la lasci così e me ne vada via, anche se avrei preferito un sì, e anche se avrei preferito un bacio insieme al sì. Questo è ciò che vuoi, questo è ciò che tu sei, questo è ciò che vuoi, questo è ciò che tu sei. Se ci ripenso, non ti conosco. Ricordo tutte quelle volte che mi ero perso e tu eri al posto giusto.
adesso sto fermo. Sono di sasso, un attimo eterno. Me l'immaginavo diverso. Cosa sono qui a fare se poi vieni ad aprire? Io non so cosa dire, quale scusa dirai per non rispondermi. Questo è ciò che vuoi, questo è ciò che tu sei, questo è ciò che vuoi, questo è ciò che tu sei, questo è ciò che vuoi, questo è ciò che tu sei, questo è ciò che vuoi, questo è ciò che tu sei. Se ci ripenso, non ti conosco. Ricordo tutte quelle volte che mi ero perso e tu eri al posto giusto. Se ci ripenso, non ti conosco. Ricordi tutte quelle volte che mi ero perso e tu eri al posto. Al posto giusto. Live Motel. Cornio a Live Motel questa sera. Stavo pensando ai testi di queste canzoni, che di questo album sono, hanno veramente delle parole molto ben pensate e molto, molto studiate. Ecco, ovviamente questo deriva da una ricerca di linguistica e di Cesello, direi. Ma adesso grazie mille per il complimento. Beh, sicuramente c'è tanto lavoro dietro e si sente comunque il lavoro, perché non sono parole, cioè, buttate lì come frasi che tu ovviamente peschi magari dal tuo vissuto, no? Sì, della tua esperienza. Ecco. Assolutamente, io perché mi baso molto sulla mia esperienza. Poi non mi piace parlare proprio nello specifico proprio della mia esperienza, e cerco sempre di astrarre, di sì, generalizzare. Sì, impersonalizzi. Esatto, esatto. Però ovviamente quello che tu vivi, la tua sensibilità, la riporti poi con in musica, in parole, certo. Soprattutto. Sì, sì, sì. Ecco. Quindi cercando anche di utilizzare un linguaggio che si avvicina quasi alla poesia. Ecco, questo è un tuo, diciamo, interesse, è un tuo... Sì, 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 assolutamente. Io cerco sempre punto di arrivo. Sì, 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 cerco sempre... guarda, proprio con questo lockdown, devo dire che tra tutte le cose negative che purtroppo sono successe, devo dire che mi ha aiutato molto a crescere sotto l'aspetto della composizione musicale e la composizione dei testi. E la composizione dei testi, proprio nello specifico, ho imparato a capire quello che sono io quando scrivo un testo. E certo, non posso dire di essere arrivato alla consapevolezza finale, però comunque ho imparato come mi muovo, e quindi cercare di anticipare magari le mie mosse su alcuni errori che facevo in passato e cercare di costruire meglio appunto il testo definitivo. Ecco, come scrittura, appunto, come autore di testi, tu a chi ti riferisci? Quali sono i tuoi, diciamo, idoli, anche se comunque i tuoi riferimenti? Chi è che ha scritto secondo te i testi più belli? Parliamo di, rimaniamo in Italia, okay. Ecco, senza andare... I più belli in assoluto, di chi sono? Allora, domanda un po' difficile per sì. Me, perché io sono molto più verso lo straniero, cioè nel senso musica straniera, sicuramente apprezzo tantissimo... Bob Dylan. Beh, ecco, sì, ad esempio... Boh, tagliamo la testa al topo. Esatto, esatto. Però sicuramente in Italia ci sono tantissimi artisti che mi piacciono parecchio. Adesso, per citarne alcuni che sono magari i miei, tra virgolette, colleghi conterranei, appunto i Subsonica. Sì. Quindi di loro mi piace tantissimo tutto, e i testi anche. Altri particolari artisti che scrivono bene i testi in italiano e che con cui, diciamo, mi relaziono molto, è ad esempio Cesare Cremonini. Sì. E lui mi piace veramente tantissimo. E
altri padri cantautori storici, immagino che cantautori storici, ma rimane sempre il fatto che loro hanno dato le basi, cioè. Okay? Quindi vabbè, parliamo non ne parliamo neanche più, non ha senso, nel senso che sì, sono sicuramente alla tutti, base di tutto, tutti. Sì, tutti. Senti, com'è stato il tuo approccio intanto alla musica? Come sei arrivato alla musica? Di tua, diciamo, spontanea volontà sei andato a ricercarla, oppure sei stato avviato dalla famiglia, da papà, da mamma, o piuttosto che da qualcuno? Allora, sono stato avviato all'inizio dai miei, ma quando si parla di quando avevo 7 anni. Quindi quando eri un embrione. No, non potevo ancora pensare di approcciarmi alla musica di mia volontà, quindi sì, ho iniziato così e poi ho fatto un percorso per cui, come ti dicevo prima, sono entrato nel conservatorio di musica, certo, classica, poi ci sono stati vari problemi per cui, diciamo, adesso non voglio entrare nel dettaglio, però sì, comunque sì, ho lasciato poi il conservatorio verso appunto i 16 anni circa, però poi da lì mi sono reso conto che comunque della musica non potevo fare a meno. Ormai, sì, ormai ero segnato a vita e quindi dopo un annetto mi sono ritrovato proprio a fare musica popolare, quindi nelle band varie, certo, che mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, durante fino ad la carriera. Tra l'altro il conservatorio è sicuramente uno strumento, non dico indispensabile, perché ci sono degli ottimi artisti che non io faccio un esempio di Antonella Ruggero, che lei stessa dice di non aver mai fatto un minuto di scuola musicale, no? Ecco, quindi ci sono anche casi estremi come questo, no? Certo. Però sicuramente la conoscenza della musica, del solfeggio, insomma, della scuola di musica hanno sicuramente il loro peso nell'economia di un musicista. Certamente. Io del mio periodo al conservatorio ricordo molto, molto bene il solfeggio che è una rottura quello di palle infinita. Che era una rottura di palle. Per fortuna ho avuto un maestro di solfeggio che era veramente bravo e di cui ho perso in realtà i contatti, però comunque sono rimasto veramente colpito da come ha cercato di trasmettere una cosa così pallosa come... Sì. E te l'ha fatto diventare, non dico divertente, sì, ma no, accettare. Assolutamente. Mi è piaciuto molto, è stato molto bravo. Caro Alessandro, siamo arrivati veramente al capolinea, siamo all'ultimo brano di questo incontro, di questo mini concerto, che sono veramente fiero e contento di essere riuscito a mettere in grazie onda. Grazie a te, grazie. E l'ultimo brano che ci fai ascoltare, qual è? Ti faccio ascoltare proprio Onde Fuori Fase. Sì, benissimo, che abbiamo sentito prima il video, abbiamo ascoltato in versione studio e ora ce l'ascoltiamo Unplugged con Cornio a Live Motel. Troverai un senso, lascerai un ricordo, volerai per sempre esplorando i tuoi meandri, e non sarà che il tempo vola, non saranno le parole. Io non so più che ore sono, forse tu lo sai, dov'è finito il sole? Dov'è finito il sole? Mi siedo stanco mentre l'acqua scorre qui su questo bel ritratto. Sono immerso in un paesaggio finto, fermo in uno scatto, una fotografia di un mondo che combatto. La vista resta mozzafiato, ma io son distratto, e presto con la pioggia se ne andrà il colore, col colore l'amore, con l'amore quel fiore che tenta tutto per domare quella chioma di capelli, quella che incessantemente ti cade sul viso. Indeciso come pochi, ho buchi nei ricordi, luoghi e che nodi, giochi con i fuochi, baci opachi, occhi ciechi verso nuovi lidi. Sono tutte storie già sentite, tutte note già suonate, tutte rime già trovate. Sono frasi un po' scontate, regalate senza il prezzo dietro l'etichetta. Sono onde fuori fase, onde fuori fase. E non so se è un'utopia che tra noi qualcosa esista, forse è solo una follia, ma un po' mi basta. E non pensi che io e te siamo un'unica sostanza? Io non so se ho queste idee, ma che importanza?
Noi siamo onde fuori fase, ma ci perdiamo, ci allontaniamo, ci interferiamo, ci rincontriamo su una linea. E poi chi già lo sa, vi prego, dica qualcosa tipo che presto cambierà. Ho perso di credibilità. D'altronde siamo onde fuori fase, onde destinate, onde incatenate, onde separate, anche se di base siamo legate. In questo ritmo in cui la vita ci pone, io e te ci mettiamo in opposizione. Mettiamo tutta la fatica dentro quello che facciamo, ma la risultante resta zero se ci distruggiamo. Riprende il giro e noi non riposiamo. Se fosse diverso, se non fossi perso, se non fosse così intenso, se fossi in un altro universo, starei adesso ad aspettare per oscillare, cercare una quadra, una fase con te. Ma non ti vedo arrivare. E non so se è un'utopia che tra noi qualcosa esista, forse è solo una follia, ma un po' mi basta. E non pensi che io e te siamo un'unica sostanza? Io non so se ho queste idee, ma che importanza? Troverai un senso, lascerai un ricordo, volerai per sempre esplorando i tuoi meandri. E non sarà che il tempo vola, non saranno le parole. Io non so più che ore sono, forse tu lo sai. Dov'è finito il sole? Dov'è finito il sole? Dov'è finito il sole? Dov'è finito il sole? Live Motel. Un finale quasi rap praticamente per questo brano di Cornio, che tra l'altro sottolinea la duttilità della tua voce, che si presta veramente a qualsiasi genere, come dicevamo prima, quindi anche un rap piuttosto che alternato al canto. No. Sei troppo gentile. No, è la verità, effettivamente riconosco la tua voce come un timbro, riconosco, e ti auguro sicuramente di andare avanti e di migliorare ancora, perché migliorerai sicuramente ancora. Tu hai ti avvali del supporto di altri musicisti in questo progetto, come dicevi hai avuto aiuti, hai una band. Sì, allora presentiamo la band. Sì, assolutamente. Io ho una band che non è solo la mia band, ma sono anche i miei amici. Certo. Quindi, dunque, per presentarli abbiamo il batterista, che si chiama, noi lo chiamiamo il biondo perché è biondo, però si chiama Alessandro come me. Poi abbiamo la bassista, che anche lei adesso è bionda. Non è bionda, no, anche lei si chiama Alessandra. Ah, ok. Ok, quindi poca fantasia in questo gruppo, no? Però comunque Alessandra è la bassista. E poi abbiamo il chitarrista, che si chiama Italo, e il tastierista Lorenzo. Benissimo, quindi questa sarà la band anche ovviamente che non solo ha partecipato alle registrazioni, ma che ti seguirà quando apriremo i cancelli. Assolutamente. E si ripotrà veramente cominciare un'attività dal vivo che tutti ci auspiciamo, perché non ne possiamo più. Assolutamente, no, lo so, è dura, però no, comunque assolutamente la mia band è già lì pronta. Sì, scalpitante, che scalda i motori. Speriamo veramente che magari con la primavera si potranno aprire un po' di locali, un po' di magari all'aperto, sai come è stato quest'estate, sì, no? Sì, ma ed è già qualcosa. Penso di sì, dai. Penso di sì. Beh, c'è tanta voglia, e, insomma, io l'ho già detto, secondo me la nuova stagione post pandemia sarà un'esplosione di vita, di voglia, di desideri repressi, no? di musica, di spettacoli e di vita, no? Certo. Quindi sarà. Aspettiamolo, teniamo duro ancora un po', che secondo me sarà una bella rinascita. Sì. Intanto andiamo a trovare Cornio dappertutto, su tutti i social, su Facebook, su Instagram. Sì, sono lì sempre, Facebook, Instagram, YouTube ci sono appunto i video che abbiamo visto, e poi Spotify, sì,
Quindi... Sì, tutte le piattaforme, sì, ovviamente, sì, sì. Di certo. Musicali. Se volete andarlo a trovare a casa sua, diamo anche lì. Ah, se volete, beh, certo. Tu fai scuola, fai anche lezioni magari di voce, chitarra, non ancora? Io, cioè nel senso dare sì. Lezioni, no, non lo faccio ancora. Ok, perché questa è anche una cosa che musicisti fanno. Beh, sì, sì, è vero. Non mi sento ancora in grado di poter dare lezioni ad altre persone. Ti piacerebbe come nel futuro poter... Sicuramente intraprendere anche la carriera di maestro? Perché no? È da considerare comunque, è lì come opzione. Fa parte sempre del calderone della musica. Certo, giustamente. Assolutamente. Questa sera è stato con noi, ha suonato con noi Alessandro Cornio. Grazie mille per questa chiacchierata, per il tuo tempo, grazie per la musica che ci hai regalato. Grazie a te, Mauro. Ricordiamo Cornio su tutti i social e ricordiamo soprattutto Live Motel tutti i venerdì alle 21. In questa sera, adesso forse per qualche puntata in carne e ossa, dopo qualche puntata Zoom, torneremo anche con Zoom, vediamo come, a seconda di come vanno i colori in Italia, no? Sì. Che si passa dal giallo al rosso, sembra quasi la bandiera spagnola, non si capisce più niente. Comunque, DJ Fox Radio è sempre qua con voi, la radio che ti rincorre, state con noi, ascoltateci dalla app, e, insomma, oppure dal sito, basta che ci ascoltate. Ciao a tutti, grazie Cornio, alla prossima. Ciao. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.